Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi facciamo vedere un qualcosa di diverso dal solito. Ragazzi, questo è un telefono, è l'Aquaris X2 con Android One. Perché appunto apriamo questo telefono? Perché abbiamo vinto il concorso degli influencer di calciatori Adrenaline 2018-2019. Siamo arrivati primi ragazzi, dopo il secondo posto se non sbaglio della scorsa. Secondo posto che ci ha fatto avere una action cam molto carina. Sì, infatti. Quest'anno ci aggiudichiamo il primo posto e vinciamo questo bel telefono. Ma il merito direi che non è del nostro, ragazzi. Noi facciamo soltanto, diciamo, i video, ma siete voi che ci avete sostenuto e ci avete, diciamo, votato in tantissimi come migliori influencer. E siamo veramente grati a tutti voi. Grazie a chiunque ci abbia sostenuto, ragazzi. Questo cellulare sinceramente non l'avevo mai sentito. Allora, è una marca non molto conosciuta, però ha fatto dei bei telefoni ultimamente. Io Aquaris ho sentito. Dovrebbe essere la BQ, eccolo qua la marca. È la marca, non è molto conosciuta, però comunque ha prodotto qualche telefono interessante. Anche questo qui comunque per il prezzo ha delle caratteristiche veramente buone, perché per la fascia di prezzo in cui si inserisce. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Allora, abbiamo un infinito display, quindi praticamente quasi un borderless. Bello. Il bordo sarà ridotto veramente al minimo, quindi un display di quasi 6 pollici, 5,65 pollici. Molto grande rispetto, ragazzi, ad esempio, che ne so, all'iPhone. Che mi pare sia sui 4 pollici 8. 4,7 mi pare, 4,7, 4,8. Vabbè, ha dei bordi un po' grossi l'iPhone, invece questo qui ha i bordi molto sottili e tende ad essere un borderless, però non è esattamente un borderless, comunque un po' di bordo ci sarà. Poi dual camera? Poi dual camera. Vabbè, poi un'altra cosa bella è che è Full HD, un poco più che Full HD, quindi una risoluzione abbastanza elevata. Ho notato anche una batteria non male. 3100 sì. mAh per un Full HD. Più dell'iPhone sicuramente, mi sembra, o beh, forse a pari mi pare che l'iPhone sia 2700. Sì, l'iPhone ha proprio una batteria piccola. Però e comunque si nota. Alla fine la batteria dipende più, la durata della batteria dipende più che altro da ottimizzazione, perché puoi avere anche una batteria di una capacità enorme, però poi un'ottimizzazione terribile e avere comunque una durata pessima. Alla carica veloce? Noto con piacere appunto la carica veloce. Soprattutto ragazzi, lo stereo sound che stereo manca sound. Su un sacco di telefoni. Stereo sound, ottimo, questo è non ottimo. Lo sapevo. Questo ad esempio sull'iPhone, ad esempio il mio iPhone 8 ce l'ha ed è figo ragazzi, si sente la molto meglio. Stereo sound è praticamente la riproduzione quasi irreale del e suono. Poi un'altra cosa finisce ragazzi, c'è la Type-C come porta. Type-C praticamente è l'aggancio Huawei? Più non è, no. È allora è un protocollo diverso, praticamente più veloce, è questa porta qui. È diversa dalla micro USB, che invece è un po' quella dei telefoni sempre Android, anche Samsung, okay, ma un po' più vecchietti. Vecchio tipo, sì. Esatto. Sì. Comunque ragazzi, comunque è più rapida nel trasferimento di dati e anche nella carica, quindi buon fattore su questo telefono. Dual nano SIM con la micro SD, quindi anche espandibile. Quindi o metti due SIM o metti nano SIM e micro SD. Figo, figo. Questa è l'opzione. Poi sensore di impronte mi pare che sia sul retro. L'NFC, che è una cosa comoda, non tanto in Italia, per i pagamenti, sì. Per i pagamenti, ma anche per esempio per attivare dei sensori, si possono fare diverse cose molto con l'NFC. Bello. Ovviamente GPS, poi dual band wifi. Se non sbaglio, anche l'ultima versione di Bluetooth, quindi connessioni Bluetooth 5, quindi connessioni abbastanza veloci. Poi direi. 32 giga penso sia la memoria di base interna. E giga poi 3 sarà giga la RAM? Di RAM, sì, che forse sono un po' pochi per un telefono Android, però dipende sempre dall'ottimizzazione. Considerando che Android One, che è Android, sistema operativo Android puro, pulito, senza personalizzazioni da parte del produttore, dovrebbe essere fluido. Adesso, vediamo un po'. Devo spacchettare, vediamo un po' come si presenta questo telefono. Sono molto curiosa. Molto bella questa X davanti. Bello, bello. Argentato. Allora, la X di Paranormal Comics. Ecco, esattamente, è proprio per noi. Oh, bello. Ok. Nero. Dunque, ok, penso si sollevi da qua. Sì. Ah, cioè, ha il flash anteriore. Ah, questo okay. È figo. Questo è il telefono, lo vediamo un attimo dopo. Ecco, mi ispirerà molto a Black Geek e ai suoi video, ovviamente. Ovviamente non con la stessa professionalità, perché è di un altro livello. Qui però c'è il fogliettino con la la levetta per aprire la SIM. La spilletta per tirare fuori il carrellino, per inserire nano SIM e micro SD. Cose che non leggeremo, istruzioni, garanzie, informazioni importanti. Ragazzi, questo è totalmente inutile. Ecco, vedete che tanto è quello che salta i tutorial nei videogiochi. Sì. Vabbè, ma diciamo che non serve molto. Poi abbiamo caricatore. Bello, bello, elegante, nero. Mi piace il nero, sono bianchi e si sporcano subito. Bello. Bello.
molto molto bello. Mi piace, si inserisce facilmente tra le prese. Sì, è piccolino. Ne metti anche piccolino. Due vicini, secondo me. E vediamo di qui invece, cavo, non escono delle cuffiette, però ci sta perché comunque... Ormai ci stiamo evolvendo, ormai abbiamo tutti le iPods, non servono più le cuffiette con il filo. Dai, questo è il cavetto, non lo tiro neanche fuori, è un cavo USB-C. USB tipo C, vabbè, va bene. E penso che la scatola non abbia altro. No, non credo abbia delle cuffiette. Non c'è altro. Finisce qui la scatola, ragazzi, a questo punto andiamo, dai, faccio questa spellicolatura. Allora, suo spellicolamento non sarei stile Apple, ovviamente. Vediamo se ci dà qualche sound interessante. No, non è quella pellicola bella da togliere. No, nessuno. No, però ragazzi, è proprio bello, mamma mia. Allora, esteticamente, beh, direi molto bello. Penso sia dimensionalmente voglio vedere un attimo com'è. Poco più grande dell'iPhone, però con un display di quasi un pollice in più. E no, quindi... tra l'altro, stranissimi questi puntini qui in basso. Sì, non so esattamente se è un tasto touch, quindi un tasto virtuale. Sono richiamati anche qui, vedete, sul fogliettino di istruzioni. Quindi abbiamo jack delle cuffie. Ah, c'è il jack sotto. Per le cuffie, pensavo che non ci fosse. No, vabbè, diciamo che... Pensavo che poi andassero tipo a cuffiette Lightning, non so neanche se esistono in realtà. Sì, esistere tipo qualcuna. Sì. Comunque abbiamo... Poi questo dovrebbe essere per la rimozione dei rumori, il microfono per la riduzione dei rumori, poi tipo C, casse... C'è l'antenna qui, questa dovrebbe essere l'antenna teoricamente. Questa... Antenna qui e anche qui sopra, non so esattamente come sono disposte. Un altro microfono... Ragazzi. Poi abbiamo la capsula auricolare, probabilmente sarà la seconda cassa per lo stereo, fotocamera frontale, flash frontale, che è una cosa molto carina, poi abbiamo doppia fotocamera posteriore con doppio flash LED, quindi sarà uno bianco e uno più caldo invece, e poi qui abbiamo il sensore di impronte. E devo dire la verità, il fatto che il retro non sia in vetro è, secondo me è positivo, perché... Alluminio tiene un po' meno le impronte, tenderà. L'iPhone in vetro, ragazzi, tiene un sacco di impronte, un po' brutto, è anche un po' più di polvere, secondo me così invece è meglio. Comunque, sì. Direi prima accensione? Vediamo dai, se dai. È carico, non credo sia carico sinceramente, e invece è carico. No, aspetta, solo almeno un minimo, al 50% a me arrivo carico. Schermo grande, luminoso, bello. Comunque... quasi borderless, cioè i bordi sono soprattutto sono abbastanza buoni, di lato ci sta dai, è comunque maneggevole, cioè bella dimensione, bella forma. Un po' tipo di peso com'è? Abbastanza leggero, penso sia sui 170-200 grammi. Welcome. Pesa più o meno quanto allora normale. impostiamolo rapidamente. Inseriamo italiano. Ragazzi, fate spunto che questo è un tutorial. Italiano, ok, inizia. Iniziamo, inserisci scheda SIM. Non abbiamo la SIM al momento. Non l'abbiamo. Rete wifi, ci colleghiamo dopo. Sì, sicuramente. Qui già c'è finito il primo livello di saliva. Allora, va bene. Mettiamo per ora... nome. Ci chiameremo Paranormal Comics. Dai, direi che è la cosa più giusta. Bello il feed della vibrazione. Ci sta, comunque è parecchio scarico. Sblocca con l'impronta, mettiamo... E tutte e tre le impronte impronta digitale più pin, dai. Bisogna scegliere un pin, facciamo 1, 2, 3, 4, molto facile. Direi che è la cosa più semplice. Dai, ragazzi, a me piace, sinceramente. Allora, qui bisogna fare il sensore. Beh, iniziamo con la mia impronta. La starà prendendo? Sì. Anche qui più o meno... come per tutti i telefoni con il sensore, anche ad esempio sull'iPhone, penso anche voi con i vostri telefoni, sì. Questa registrazione delle impronte, molto bello, noto tra l'altro che qui ci sono ancora poche barre, penso che poi dopo, ovviamente una volta configurata al 100%, compariranno tutte. Ok, l'impronta aggiunta, poi aggiungeremo anche le altre ovviamente. Servizi Google che ora disattiviamo, poi dopo li metteremo. Allora, in realtà io così preferisco sempre evitare di di accettarle, perché meglio evitare di dare informazioni. Troppo luminoso lo schermo. Vabbè, o si illumina lo schermo. Dio sceso in terra, ragazzi. Infatti, adesso... la mattina mi ucciderà. Guarda, se illuminiamo lo schermo del telefono poi diventa tutto nero qui. Ecco qui. Ecco bello qui. Lo sfondo. Adesso si è ricalibrato un pochino. Ricorda allora, forse questo... il tavolo di Firenze. Dici te? Sì. Questo è Android puro, è una cosa bello. Che io adoro, non ha personalizzazioni, più pulito, più fluido. Vediamo un po' le informazioni sul telefono. Android 8.1, ma secondo me si può aggiornare a 9, mi pare che abbia avuto l'aggiornamento a 9. Vabbè, poi vedremo una volta collegati a internet. Dai, mi sembra veramente un bel telefono, veramente. Vedere.
Troveremo sicuramente, penso, un'utilità. Vediamo come va di, ecco, ovviamente Batteria a ragazze, terra, scarico. vabbè. Andiamo a vedere la fotocamera se non ci mette direttamente quella anteriore, no? Ok. Come sembra? Ragazzi, è un trick incredibile. Sì, è trippissimo, ragazzi. Ok. Tra l'altro, ragazzi, qui a questo punto, mini Ah, è vero? spoiler. Ecco, Vediamo. Ecco mini qui. spoiler così, Mini ormai l'avete spoiler. visto. Vediamo, facciamo una prova di una foto, dai. Metti di nuovo le figurine. Proviamo un poco la fotocamera. Oh, Bel telefono, veramente, troveremo la sua utilità. dai, la qualità non sembra male. Ma Cioè, vanno infatti. calibrati un po' i colori, però la qualità delle foto non sembra No, male. Guardate anzi, che dettagli. mamma mia, Bello, bello. dettagliatissimo. Ragazzi, valuteremo, potrebbe diventare benissimo anche il telefono con cui registreremo i video, il telefono con cui diciamo, teniamo d'occhio YouTube Studio, quello con cui rispondiamo alle mail. Avrà una sua utilità e veramente soltanto grazie a voi che possiamo avere questo piccolo Grazie mille. gioiellino che ci aiuterà appunto nel nostro lavoro quotidiano qui su YouTube. Ragazzi, che dire, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, noi vi ringraziamo ancora una volta per averci fatto vincere questo fantastico premio, lasciate un bel like. Iscrivetevi se ancora non l'avete Beh, da fatto. Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!